Ciao ragazze, come state? Tolgo questa maschera perché altrimenti non riesco neanche a parlare. Allora ragazze, siamo finalmente passati alla fase 2 di questo periodo che non so neanche come chiamarlo. La data non la so. Che giorno è oggi? Non so neanche che giorno è oggi. Allora, controllo un attimo per sapere che data è. Oggi è mercoledì 6 e io sto andando a fare un giro a un negozio di roba per la casa. Lì vendono anche tanti prodotti per la pulizia della casa, pulizia in generale della casa, ma vendono anche dei vasi per le piante. Vendono alcune cosine per arredare la casa, vendono piante e non so se si potrà comprare queste cose, credo proprio di no, ma vado lì specialmente per prendere dei profumi per la casa perché mi sono finiti e io magari lì c'è qualcosina di particolare anziché quelle della Glade, quelle cose lì che non è che mi piace molto. E niente, non so se potrò filmare perché comunque a parte che non c'ho voglia di filmare nei negozi e niente, allora poi dopo quando torno a casa ho da sistemare un po' di cose, ho da cambiare dei vasi sulle piante, ho anche da farvi vedere delle cose che ho comprato da H&M e da un sito. E poi spacchettiamo insieme, così vi faccio vedere. Niente, andiamo perché sono già le 2:10 e io voglio uscire anche per svagarmi un po'. Non ne posso più di stare a casa, sempre le solite cose, sempre le pulizie di casa. Non lo so cosa succederà, però so che ho bisogno di uscire un po' di casa. Mi rimetto la mascherina perché non so se mi fermeranno, vabbè. Credo proprio di no. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Ragazze, sono appena entrata in casa. Ho comprato poche cose, nel senso che lì si poteva soltanto acquistare detersivi, roba di prime necessità, no? I saponi per lavare i detersivi, queste cose che sappiamo già tutti. Allora, fortunatamente sono riuscita ad acquistare due vasetti per le piante, come vi stavo dicendo. Mi metto qui seduta perché sono un po' stanca. Allora, vediamo un po' qua. Allora, spero che mi state vedendo. E niente, questo è il vaso che ho comprato. È un vaso nero. E questo vaso ho pagato 12,50 euro. Voglio mettere la mia pianta di fico e dopo vi faccio vedere. Poi ho comprato i profumi per la casa, questi qua, non li ho provati, adesso voglio vedere se sono buoni. Sembrano buonissimi. Questo qua è un marchio che si chiama Dea, non lo so, non sono quelli come che si chiama quel marchio, non è un marchio famoso e ho pagato 1,50 euro su ognuno. È buonissimo ragazzi, un buon profumo, 1,50 euro ci stava. Poi una cosa che prendo sempre sono deumidificatori per gli interni che vado a mettere dentro negli armadi. Sono fatti così e dentro hanno queste palline qua. Aspettate che vi faccio vedere meglio. Allora, sono fatti così con queste palline. Si leva questo, si toglie questa pellicola
E qua dentro c'è un filtro. Poi con il passare dei giorni si forma un'acquolina qua. Vorrei dire che queste palline qua assorbono tutte l'umidità che ci sono dentro negli armadi e si forma l'acqua qua sotto. Buonissimi. Il mio sta finendo, quelli che ho messo nel mio armadio, metto nel mio armadio, metto nell'armadio delle bambine e si vede proprio che non c'è proprio l'odore di umido e mi piace un sacco. Poi ho preso questi altri profumi qui, anche loro ho pagato 1,50 € a ciascuno. E sembrano buoni, non li ho provati. Questi qua della Glade, questi profumi qui del marchio Glade, 1,50 €, ottimo, neanche da supermercato li compro così. Poi ho preso i sacchettini per l'umido e appunto, come vi stavo dicendo, il vaso, quello nero grande, è fatto così in questo materiale. Mi è piaciuto tanto perché è un nero con una punta di lucido e questo qua ci metto la mia piantina di banana, adesso ve la faccio vedere. E questo qua ho pagato 3 euro. Poi ho preso queste spugne di Vileda, queste qua costava 1,50 € se non sbaglio. Fammi vedere, controllo qui lo scontrino. Allora, controllo subito lo scontrino. Vileda 90 centesimi, ragazze. 2 più 1 di queste 90 centesimi. Ottimo come prezzo. Poi ho comprato questo fiore finto, diciamo così, che voglio mettere in un vaso da mettere in camera mia. Poi ho comprato i tappetini per la gioia e in questo pacco di tappetini con 10 tappetini ho speso 3,30 € questi tappetini qua e niente. Poi non contenta del mio colore di capelli perché comunque sapevo già che avrei dovuto fare questa cosa più avanti, sono passata dall'acqua e sapone e ho comprato questo prodotto qui per sistemare i colori, che è una crema, questo qua è un balsamo, diciamo così, una crema correttrice per correggere l'imperfezione dei capelli. Siccome il sotto, i miei capelli sono venuti un po' giallastri, vedete, si vede, in alcune parti sono veramente ingialliti tanto, quindi voglio mettere questo e poi dopo, non felice, voglio mettere questo colore qua, vediamo com'è, come sarà, vabbè, niente. Poi, già che ci sono, ragazze, voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto. Uno l'ho fatto dal sito di Depop, non so se voi conoscete, e ho fatto un acquisto di una borsa. Allora, ragazze, il pacco è un po' distrutto già. Poi ho fatto alcuni acquisti da H&M, ma questo qua lo farò in un altro vlog, lo aprirò in un altro vlog perché altrimenti qui c'è soltanto roba di acquisti. Apriamo un po', vediamo. Wow, so già che cos'è, ragazze, comunque. Allora, eccola qui. Io l'ho vista da Asus e costava 35 euro. Ho pagato in questa borsa 15 euro. Ecco. Però, siccome è una borsa che la volevo tanto, è una baguette. Adesso vabbè, lasciamo stare il look che non ci azzecca niente. Ma è una borsa fatta un po' con questo materiale così cocco. Coccodrillo, non so come li chiamate. E niente, non so se voi conoscete il sito di Depop, è nuova, la ragazza non l'aveva mai neanche usata perché comunque c'è addirittura dentro dalla carta. Sì, questa è una borsa di Asus, ovviamente non è che vado a metterla insieme a un colore del genere, non ci azzecca nulla. E niente, sono molto contenta di questo acquisto da Depop.
E nulla ragazzi, adesso io non ho fatto niente in casa, come vedrete la mia casa è un po' in disordine, perché stavo facendo altre cose e non ho fatto tempo a sistemare un bel nulla. Allora, voglio sistemare tutta la roba qui, sistemo, metto a posto la pianta nel vaso. E poi vado al bagno, vado a lavare il bagno. Abbiamo ricevuto una notizia pazzesca che forse arriverà il benedetto mobili, che è il mobile che va lì. E io ce la faccio più, non vedo l'ora di sistemare casa. E in settimana andiamo a prendere la vernice, facciamo questa parete qua, il tavolo anche. Vedrete che ho questo tavolo, ho messo quel tappeto, devo toglierlo. E niente ragazzi, sono veramente contenta. Adesso vado a sistemare questa roba. Vado già a mettere i profumi in casa. Uno di questi lo lascio qua in sala, forse lascio questo, che sembra un po' meno visibile. Io li nascondo perché li trovo un po' orrendi. Non so dove mettere, dove lo posso nascondere questo robo. But you're gone. Now I'm here all alone and I really wish you just pick up your phone. Called you like a... Allora ragazzi, questo è quello vecchio che c'era dentro nell'armadio e come avete visto è pieno d'acqua perché le palline si sono sciolte e si è riempito d'acqua, che significa tutta l'umidità che fa dentro negli armadi. Vi straconsiglio questo prodotto qua perché veramente, cioè, quando si apre l'armadio non si sente quell'odore di umido e quant'altro, quindi vi straconsiglio veramente di usarlo. You're no good for me. We're so bittersweet.
Vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate questo video, se siete nuovi qui sul canale iscrivetevi e attivate anche la campanella per ricevere le notifiche dei video, dei nuovi video. E niente, un bacio grande e al prossimo video, ciao!